L'ex cronista non ha cambiato idea in merito all'opportunità di incontrare la sua ex. Francesco Monte non sembra ancora intenzionato a mollare la presa. Se è vero che Cecilia Rodriguez, che in occasione della puntata del Grande Fratello di lunedì scorso ha lasciato la casa, non sembra intenzionata a ritornare sui suoi passi, anzi, pochi giorni fa ha inviato un aereo sulla casa per Ignazio Moser per confermargli l'intenzione di proseguire la sua storia con lui. Dall'altra parte però l'ex cronista pugliese non ha abbandonato l'idea di avere un confronto con la 27enne argentina. E di recente lo ha confermato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dove ha sottolineato come per lui sia comunque, al di là di quanto è accaduto tra di loro, un motivo di sofferenza vedere e ascoltare le critiche che piovono addosso a Cecilia. E questo accade soprattutto perché c'è ancora un profondo sentimento a tenerlo legato a lei, ma scopriamo i contenuti dell'intervista nel dettaglio. Francesco Monte: è giusto che tra me e Cecilia ci sia un confronto da quando la vicenda di questo scandaloso triangolo è cominciata sotto gli occhi delle telecamere, buona parte del pubblico ha deciso di schierarsi dalla parte di Monte, che ovviamente non ha nascosto di apprezzare la vicinanza della gente in questo periodo per lui particolarmente difficile. Mi fa piacere sapere che il pubblico mi ama e mi sostiene, racconta il bel Tarantino, che però non nasconde quanto questo fatto sia per lui una consolazione abbastanza relativa. Cecilia è comunque la mia ex fidanzata, mi ha fatto soffrire, ma soffro anche nel vedere quando la attaccano. Il sentimento di Francesco nei suoi riguardi è quindi ancora vivo, da qui deriva il desiderio di poterla incontrare, attendo di vederla. È giusto che ci sia un confronto tra di noi. Cecilia è una persona fragile, è rimasta schiacciata dal contesto del reality in merito alla reazione che la famiglia di lui avrebbe avuto nell'apprendere della sua rottura con la piccola di casa Rodriguez. Francesco conferma quanto trapelato negli ultimi giorni riguardo alla difficoltà dei suoi nel metabolizzare quello che è accaduto. Nessuno della mia famiglia e dei suoi conoscenti avrebbero mai potuto immaginare quello che è successo, sostiene l'ex cronista, che cerca poi una spiegazione razionale che motivi quanto si è visto all'interno della casa tra lei e Moser. Cecilia è una ragazza fragile, ed è probabilmente rimasta schiacciata dal meccanismo del reality.